Siete pronti per partire per le vacanze, ma siete bloccati da un disordine infernale in casa? Ciao a tutti, io sono Wendy e oggi vi presenterò la mia guida alle pulizie prima di partire per la vostra vacanza. E non preoccupatevi, non sarà noioso, prometto. Allora non perdiamo tempo e iniziamo subito. Di solito queste pulizie le comincio a fare al massimo uno o due giorni prima di partire. Per queste provo a mettere in pratica trucchi che con il tempo ho imparato che mi servono ad alleggerire e soddisfare i bisogni del momento. Comincio per le camere da letto. Sono quelle, al mio parere, le più impegnative da fare, visto che a me piace cambiare le lenzuola e lasciare il letto con delle lenzuola pulite. Così, al giorno del rientro, è una cosa in meno da fare. In più, se arriviamo la sera tardi, come di solito facciamo. Il mio consiglio è di non lasciare le lenzuola usate. Meglio lasciare il letto senza. Questo processo lo facciamo in tutte le camere da letto che abbiamo in casa. Nel mio caso, sono solo due. Da qui arriva in automatico il secondo passo o consiglio, come vuoi chiamarli, fare le lavatrici. Starò facendo delle lavatrici con le lenzuola che ho appena tolte. Ovviamente rimane incluso il fatto che laverò anche i vestiti sporchi che c'erano già nel cesto della biancheria sporca. Consiglio? Separa per colori velocemente e per tipi di tessuti. Usa un detersivo adatto a tutti i tipi di tessuti o neutro, così da non perdere tempo. Possiamo lasciare fare questo compito anche ai piccoli di casa o anche ad altri membri della famiglia. Andiamo al dunque. Devi essere proprio sfortunato o sfortunato se non hai avuto tempo in tutta la settimana di dare una spolverata e passare l'aspirapolvere almeno una volta. Lo so che non è così, quindi non è così sporco come sembra. Per fare questo usa uno spolverino della Swiffer o un panno catturapolvere. Non importa che siano di marche chissà chi, basta che facciano il suo lavoro. Uso questo perché non vado a stare a ripassare dopo uno spray antistatica né niente del genere. Oggi vogliamo soluzioni veloci e intelligenti, e questa è una di quelle. Lo ripasserò per tutte le superfici dei mobili nelle stanze. Thank you.
Spero che tu non abbia niente fuori posto. Se non l'hai fatto, dovevi farlo prima di spolverare. Adesso guarda se per terra non hai niente che possa interrompere l'aspirapolvere o la lavapavimenti, perché sarà quello il prossimo compito da fare. Se la lavatrice ha finito, ricordati di stendere i panni o passarli all'asciugatrice se è il caso. Io lenzuola e asciugamani li metto in asciugatrice, gli altri li stendo fuori. Passerò all'altra parte della casa, sempre raccogliendo cose in giro o fuori posto. Se hai fretta perché ancora devi fare la valigia, mentre li trovi, mettili in un cestino o contenitore per dopo riporle. E mentre continua a spolverare. Com'è una mia abitudine, tutte le sere lascio la cucina in ordine, mettendo le stoviglie a lavare e lasciando il lavandino pulito. Adesso rimetterò le stoviglie a posto. Ovviamente in cucina non farò un granché, visto che dovrò cucinare più tardi e sempre c'è qualche schizzo o smacchiatura da togliere. Per questo lavoro munisciti di un detersivo sgrassante multiuso o usa il solito sgrassatore che hai a mano. La cucina non è pronta se non lavi i filtri della lavastoviglie, se ce li hai.
non è pronta se non dai un'occhiata in frigo. Metti in congelatore le cose che sai che non consumerai e che puoi conservare e assicurati che non ci siano alimenti scaduti o pronti a farlo. Lava bene i ripiani del frigo che hanno bisogno. Io lo faccio con detersivo per i piatti. Asciugo bene e rimetto. Ragazzi, io ne ho poche, ma prima di andare via, prenditi cura delle tue piante, mettendole a bagno o lasciando l'incarico magari a una persona di fiducia. Finisco pulendo il pavimento del cuscinotto e del salotto. Il balcone vedo inutile farlo perché se piove o viene dalla sabbia avremmo fatto un lavoro inutile, perso solo del tempo. In bagno, spolverare prima anche qui. È un consiglio pratico, detersivo che vada bene per tutti i sanitari, magari qualcosa che non faccia tanta schiuma. Acqua e aceto vanno bene. Una miscela di bicarbonato di sodio e limone o bicarbonato e aceto. Nel mio caso oggi uso il CIF. State attenti a quanto prodotto versate, non fate come me. Il CIF è un prodotto abbastanza completo e mi piace anche la profumazione che lascia. Nel finire faccio il pavimento come ho fatto in tutta la casa. Quasi abbiamo finito. Non lo faccio senza prima dare agli scarichi la sua dose di acqua calda, bicarbonato di sodio e aceto. Non dimenticarti di lasciare stracci e strumenti utilizzati puliti e via anche all'ultimo momento la spazzatura di casa. Ragazzi, condividete questo video se pensate che possa servire di aiuto a qualcun altro. Starete con questo gesto supportando il canale. Per oggi io ti saluto e ti aspetto adesso nei commenti e a un prossimo vlog di Wendy. Ciao!